Il tempismo di Meghan Markle e del principe Harry per l'annuncio del loro giubileo di platino è stato più che una coincidenza ed è un esempio della coppia che cerca di controllare la narrazione, ha affermato un esperto reale. Meghan Markle e il principe Harry parteciperanno alle celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee il prossimo mese. Il duca e la duchessa di Sussex torneranno nel Regno Unito per lo speciale weekend di 4 giorni. I loro figli Archie Harrison e Lilibet Diana si uniranno alla coppia, segnando la prima volta che la famiglia si reca nel Regno Unito dall'uscita dei Sussex dallo studio 2 anni fa. Meghan e Harry sono tornati segretamente nel paese d'origine del principe il mese scorso dopo aver fatto una visita a sorpresa al principe Carlo, Camilla, duchessa di Cornovaglia e alla regina prima di dirigersi verso i Paesi Bassi per gli Invictus Games. Dopo il loro ritorno, era stato riferito che la coppia era stata invitata ad apparire insieme alla famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace durante Trooping the Colour. Tuttavia, il palazzo ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che solo i reali che lavorano accompagneranno la regina per la scena iconica. Escludendo di fatto Meghan, Harry, il principe Andrei e le sue due figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia. Pochi minuti dopo la dichiarazione del palazzo, è stata confermata la presenza di Meghan e Harry al giubileo. Una dichiarazione del loro portavoce ha affermato che la coppia era eccitata e onorata di aver segnato la pietra miliare con il monarca. Camilla Tomaini, editore associato del Daily Telegraph, ha affermato che il momento della conferma dei Sussex è stato più che una coincidenza. Parlando durante il Royal Insight del Telegraph giovedì, ha detto: il tempismo in cui i Sussex hanno detto che sarebbero venuti per le celebrazioni del giubileo di platino è stato interessante. Quello che è successo in primo luogo è stato, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che le uniche persone che sarebbero finite sul balcone del palazzo erano quelle che erano ancora membri della famiglia reale in servizio, in particolare non Harry e Meghan.